vlog e sto andando a fare la spesa alla Lidl. Ma mi spiegate perché adesso è diventata una moda, una cosa da fashioniste e fashion soprattutto andare alla Lidl? Quindi per l'occasione mi sono vestita adeguata, guardate che bella che sono, sì, yeah. E adesso entriamo e vi prometto di mettere, spero se riesco, la videocamera nel carrello, così vediamo insieme che cosa troviamo alla Lidl. Andiamo, va, sono pronta. Togliamo la cintura di sicurezza, prendiamo le nostre cose e andiamo. Ci siamo, eh? Entriamo. Eccola qui, spesa fatta, ma adesso lo vediamo un po' più nel dettaglio, mi è venuta un'idea un po' stravagante. Ve l'avevo detto che non c'è stravagante, spero di aver azzeccato, cioè sono quelle che vedete in tutti i video, sono dei tutti crop, quelle si corre il girasole, il girasole, il girasole, quella che posso fare. Ho preso sia il gusto normale che quelle al barbecue perché adoro la salsa barbecue. Poi vabbè, delle carote comunissime, però che fanno bene le carote. Poi volevo prendere latte di soia, ma non lo so se ho azzeccato. Comunque ho preso questa cosa bio, soia drink, al gusto vaniglia. Fatemi sapere se voi prendete questo al posto del latte. Bevanda a base di soia. Poi qualcosa ho comprato. Il gelato ci sta sempre e poi le bevande alcoliche, quindi queste qui, boh, voi le avete provate, io ho comprato le Sunrise, Bitter Orange e Rum e Orange, vi farò sapere se ci piacciono. Poi il limone non interessa, il burro neanche. Arriviamo alle cose più succose. Ho trovato, e sono troppo contenta perché qui, come non so se si nota, ma è un po' smantellato, sto facendo i lavori, ho trovato i due contorni occhi, quello al melograno e quello alla rosa moscheta, sì, e vi spiegherò il perché li ho presi tutti e due. E poi ho trovato la BB cream e sono troppo contenta, quindi farò ben presto un video, insomma, dove mi provo tutti i prodotti della CN. Ma questo è tutto, questa è la mia spesa alla Lidl, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo se vi va. Ciao!